diversità, inclusione, superamento delle differenze, tenerezza, integrazione. Troviamo tutto questo se guardiamo attraverso il bronzo, nel David di Donatello. David, che ancora bambino, sconfigge un gigante con una sola fionda. Questa statua esprime forza, virilità, ma anche tenerezza, femminilità. Il suo movimento richiama la Venere dell'antica Grecia. Ha forme aggraziate, morbide, femminili, adornate dall'oro che dà luce a questo giovane. In fondo è ancora un bambino, ha tanto da scoprire. David è forte e vulnerabile, è audace e delicato, è maschile e femminile, è impulsivo e profondo. Include le più preziose caratteristiche dell'umano. Trasmette tenerezza, intesa non come debolezza, ma come qualità necessaria per affrontare la vita con coraggio. La testa di Golia caduta ai piedi del David accarezza con l'ala del suo elmo la coscia del ragazzo, enfatizzando, nonostante lo scontro, questa stessa tenerezza. Inoltre l'armonia tangibile nella statua ci racconta il valore dell'equilibrio, della grazia, della bellezza nella vita. David sembra essere in perfetta armonia con il suo corpo e con la sua mente, come se avesse raggiunto una sorta di pace interiore che gli permette di affrontare le situazioni più difficili con tranquillità, con fiducia. Ci comunica sottili e profonde riflessioni sulla natura umana. Donatello supera ogni divisione, ogni preconcetto, arricchendo di femminilità il simbolo di virilità per eccellenza. Bilancia potenza di azione a una leggera inclinazione del viso, ad un sorriso appena accennato, e trasmettono insieme a chi osserva una sensazione di dolcezza. Questa eterogeneità rende David simbolo di forza, ma non intesa come aggressività e prestanza fisica, bensì come capacità di dosare con equilibrio la propria potenza con la gentilezza e l'attenzione per gli altri. Essere gentili, premurosi, non solo rigidi con gli altri, non significa perdere la propria forza, ma rappresenta anzi una risorsa estremamente preziosa da mostrare per connettersi veramente al sistema e alle persone, mostrando anche agli altri la bellezza della nostra umanità. Portiamola con noi, in un nuovo umanesimo.